Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nelle ultime ore, Gabriella Labate, ex ballerina e moglie del noto cantante Raf, ha condiviso sui social un video che mostra il marito in un letto d'ospedale mentre racconta ai fan cosa gli è successo. Il cantante ha infatti subito un intervento chirurgico programmato da tempo per un problema delicato. Ecco le sue prime parole dopo l'operazione. Raffaele Riefoli, noto come Raf, appare stanco dall'anestesia nel video pubblicato dalla moglie Gabriella con la flebo ancora attaccata al braccio. Ha voluto subito rassicurare i fan sull'esito positivo dell'intervento chirurgico che aveva programmato per migliorare le sue prestazioni vocali. Era solo un intervento che dovevo fare da tempo per migliorare anche le prestazioni del canto, perché avevo un piccolo problema di faringe e laringe, ha spiegato Raf. Gabriella ha confermato che la sedazione non era ancora passata, sottolineando la recente conclusione dell'operazione. Raf ha rassicurato i suoi fan sulla tecnologia avanzata e poco invasiva utilizzata. Gabriella Labate è stata al fianco di Raf durante l'intero processo, dimostrando ancora una volta la solidità del loro amore. La coppia ha affrontato insieme problemi di salute in passato, mostrando un sostegno reciproco. Raf e Gabriella si sono sposati nel 1996 e hanno due figli. La loro unione è ancora forte e piena di amore. Non sorprende che Raf abbia dedicato una canzone alla sua amata, intitolata «Sei la più bella del mondo». La coppia è pronta a superare anche questa sfida insieme, dimostrando che l'amore vero